e buon sabato, ultimo appuntamento della settimana con l'informazione locale. Partiamo dalla cronaca. I carabinieri delle stazioni della Valtare e della Valceno hanno denunciato alla prefettura diversi giovani trovati in possesso di sostanze stupefacenti, segnalati anche automobilisti e motociclisti che viaggiavano in stato di ebbrezza alcolica. I carabinieri della compagnia di Borgo Taro, nell'ambito dei servizi periodicamente disposti dal comando provinciale di Parma, nell'ultima settimana hanno svolto una serie di servizi di controllo straordinario del territorio delle valli del Taro e del Ceno. Servizi coordinati dal comando compagnia che sono stati eseguiti dai militari del nucleo radiomobile delle 8 stazioni dipendenti dalla compagnia con l'ausilio dei carabinieri del nucleo cinofili di Bologna. Scopo: prevenire eventuali reati predatori e contro il patrimonio, reprimere il fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, accertarsi del rispetto delle norme del codice della strada, accertare il rispetto delle norme che vietano la somministrazione di alcolici a minorenni. Le pattuglie hanno controllato 517 persone, 411 veicoli e numerosi locali. Il controllo volto alla repressione dello spaccio e del consumo di stupefacenti con l'ausilio dei cani del nucleo cinofili dell'Arma ha permesso di arrestare un 31enne valtarese mentre trasportava 250 grammi di marijuana. Segnalare alla prefettura di Parma come consumatore di stupefacente un pakistano residente in Valtaro trovato in possesso di alcune dosi di hashish. Ancora segnalare alla prefettura come consumatore di stupefacente un 16enne valtarese trovato in possesso di svariati grammi di marijuana, segnalare alla prefettura di Parma come consumatore di sostanze stupefacenti un 18enne valtarese, anche lui trovato in possesso di alcune dose di hashish, e segnalare alla prefettura di La Spezia come consumatore di stupefacenti un 39enne spezzino che guidava la moto sotto l'effetto di cannabinoidi. Il controllo alla circolazione stradale, che ha interessato anche numerosi motociclisti provenienti da fuori valle e che è stato esteso ai passi di confine, ha permesso di fermare 3 persone che guidavano in stato di ebbrezza. Per tutti, oltre al ritiro della patente da 1 a 2 anni ed il fermo amministrativo delle auto su cui circolavano, è scattata anche la denuncia alla Procura della Repubblica di Parma. Presentavano un tasso alcolemico rispettivamente di 1,92 grammi litro, 1,38 grammi litro e 1,23 grammi litro. L'attività dell'Arma Valtarese, posta a frenare la somministrazione di alcolici a minori, ha consentito di sanzionare un bar della zona intento a servire alcol ad un minorenne. Sanzione che sarà stabilito dalla prefettura da un minimo di 500 a un massimo di 200 euro, in quanto più volte sanzionato già per lo stesso motivo. I carabinieri della compagnia di Borgo Taro continuano ad essere vicino alla popolazione, compresa quella più giovane, controllando che non vengano commessi reati e illeciti amministrativi per la loro tutela. Replica al vetriolo del consigliere regionale Matteo Daffadà l'affermazione contenuta nel comunicato del portavoce del comitato pro ospedale, nonché responsabile regionale per la montagna di Fratelli d'Italia, Rodolfo Marchini, con cui veniva definita risibile l'interrogazione presentata in regione dallo stesso Daffadà per sollecitare la riapertura del punto nascita di Borgo Taro. Sapendo da chi viene la predica, ha ribattuto Daffadà, credo che posso veramente dire di essere molto tranquillo. Essendo stato tacciato di essere risibile, credo che sia importante sottolineare come io stia facendo il mestiere del consigliere regionale. Ho avuto un mandato dei cittadini, sono stato eletto l'anno scorso, è un anno e mezzo che lavoro per il territorio della provincia di Parma e per il mio territorio, che è quello delle valli Taro e Ceno. Nel passato c'è stato questo passaggio. La regione, rispetto e ottemperando a un purtroppo una legge nazionale, ha chiuso il punto nascite. Già da un anno e più il presidente Bonaccini si è impegnato nel individuare il progetto che possa riaprire 4 punti nascite in regione. Io sto solo facendo il mio mestiere, che è quello di tenere sotto pressione la giunta, come stanno facendo altri consiglieri regionali, rispetto a questo tema. Credo che sia una prerogativa dei consiglieri regionali, sia di maggioranza che di opposizione, perché la giunta è un altro strumento. Quindi non ho nessun problema a rispondere sul fatto che lavoro per portare avanti le istanze di questo territorio, che sia l'ospedale, che sia la Pontremolese, che siano altre cose che nel territorio
vengono fatte, verranno fatte, le prospettive, e credo che sia importante questo segnale, quindi un segnale di attenzione, un segnale di attenzione alla nostra cittadinanza. Io sono assolutamente un cittadino di questo territorio e voglio lavorare, lavoro e sto lavorando ogni giorno per il nostro territorio. Dopodiché le polemiche si facciano pure. Posso essere tacciato di essere risibile, ma ovviamente sapendo da chi viene la predica, credo che posso veramente dire di essere molto tranquillo e cerco e sicuramente continuerò a fare quello che sto facendo fino adesso. I risultati li vedremo, faremo il possibile, però comunque l'impegno del consigliere regionale Matteo Daffadà c'è stato, c'è e ci sarà anche nei prossimi mesi e prossimi anni. Quindi lei è fiducioso in quello che ha affermato l'assessore Donini? Io sono contento di quello che ha affermato l'assessore Donini. L'assessore Donini oggi è venuto a dire, dopo che l'ho fatto a Porretta e gli ho chiesto personalmente di venire subito anche a Borgotaro, lui si è scusato, ma Porretta è andato perché c'era addirittura il ministro Speranza, per cui ha dato il progetto nelle mani del ministro Speranza. Sono contento di quello che ci ha detto, di quello che ci ha detto l'assessore, di quello che ci hanno detto la commissaria, che ringrazio, dottoressa Petrini, e il direttore generale dell'azienda ospedaliera Massimo Fabi. Tra l'altro stanno lavorando all'integrazione delle due aziende. Sono contento perché hanno prodotto finalmente il progetto, quindi il progetto tale per cui nel momento in cui il Ministero dovesse dare l'ok alla riapertura, il giorno dopo la Regione mette le risorse e c'è il progetto operativo. Sono anche contento per le prospettive che oggi qui in questa sala del Consiglio Comunale di Borgotaro l'assessore Donini ha dato alla sanità di questo territorio, di questa montagna. Ha aperto un ospedale nuovo, ha aperto alla individuazione di un progetto per un ospedale nuovo, che vuol dire davvero lavorare tutti insieme, tutti i comuni, qualsiasi colore politico siamo, per portare un servizio innovativo, migliorativo della sanità in montagna. Ma le parole di Matteo Daffadà in merito alla riapertura del punto nascita non sono piaciute neppure al Comitato Elettorale Popolare Borgotarese, che attraverso il proprio coordinatore Davide Pattoneri le definisce strategie acchiappavoti. Cogliamo la promessa della riapertura del punto nascita di Borgotaro da parte del consigliere regionale Matteo Daffadà come una ennesima presa in giro per i cittadini della nostra valle. Inizia così il comunicato del coordinatore del Comitato Elettorale Popolare Borgotarese Davide Pattoneri. Per il comitato questa volta si è raggiunto un limite inaccettabile. Basta, respingiamo l'uso di queste strategie per avere voti alla vigilia delle elezioni sulla pelle dei cittadini. Sono 3 anni, prosegue il comunicato, che il punto nascita è chiuso, e se avessero voluto veramente riaprirlo, avrebbero potuto sfruttare tutto questo tempo per parlare con i professionisti del settore, per riunire le equip mediche, per interagire col nostro reparto, per capire come hanno fatto altrove per riaprire, per programmare le attrezzature che servono e soprattutto per assicurare il personale da aggiungere a quello qualificato che già abbiamo, persone che si sono dedicate una vita, che hanno a cuore il proprio lavoro. Questo è stato fatto? A noi non risulta. È ora di lavorare veramente per il nostro territorio, è ora di capire veramente la nostra gente e rispettarla, quindi non tolleriamo di essere presi in giro. Basta scuse, se si vuole, si può. Basta parole. La gente è stanca di sentire solo parole, vuole i fatti. Quindi è ora di lavorare a testa bassa con le persone competenti del settore. E poi ricordiamo, continua Pattoneri, che oltre al punto nascita all'ospedale occorre garantire personale qualificato in tutti gli altri reparti. Certo, abbiamo reparti altamente riconosciuti e rinomati per competenza, professionalità e umanità, ma molte altre cose sono da potenziare e migliorare per aiutare il nostro personale a svolgere al meglio il proprio lavoro. E bisogna dedicarsi anche a questo. Ricordiamoci, termina Pattoneri, i sacrifici fatti dai nostri nonni, dai nostri emigrati e dai benefattori per avere un ospedale ben funzionante che piano piano avevano realizzato. Anche per rispetto a loro e ai nostri figli dobbiamo lottare per avere il meglio. Ed ora ci trasferiamo nel comune di Compiano, dove si è tenuta la seduta del Consiglio Comunale. Vediamo. La seduta del Consiglio Comunale di stasera abbiamo approvato il piano economico finanziario della tariffa rifiuti, quindi il PEF della Tari, relativo al 2021. È stato un lavoro un pochino lungo e un po' più laborioso rispetto agli anni scorsi, perché quest'anno si inaugurava un nuovo metodo di calcolo del piano economico finanziario, quindi è stato un lavoro lungo sia di
dei comuni che fanno parte di Atesir di Parma, sia degli uffici comunali che hanno dovuto dedicare molto tempo e molte settimane alla redazione di questo piano economico finanziario. Quest'anno, come anticipavo qualche settimana fa, verranno concesse delle agevolazioni alle utenze non domestiche che hanno avuto, che hanno subito chiusure della loro attività a causa della pandemia, quindi a causa dei famosi decreti che imponevano le chiusure. A queste utenze non domestiche, che sono prevalentemente bar, ristoranti, attività in generale che hanno subito la chiusura, a queste concederemo un'importante agevolazione finanziata interamente dallo Stato. Quindi nelle prossime settimane, quando queste utenze si vedranno recapitare le bollette tare, sarà indicato proprio la riduzione che verrà concessa appunto grazie a questo fondo statale. E restiamo sul territorio del comune di Compiano, dove sono iniziate le sostituzioni dei contatori della luce con i nuovi open meter di e-distribuzione. Sono contatori di ultima generazione che consentono sia da parte dei gestori che degli utenti un miglior controllo della rete energetica. Rispetto ai vecchi contatori, gli open meter permetteranno di verificare l'energia consumata nelle diverse fasce orarie e analizzare la potenza assorbita ogni quarto d'ora per avere una maggiore consapevolezza dei propri consumi. Inoltre permettono anche di attivare servizi di domotica per gestire la nostra casa con un clic. E si rinnova domani a Isola di Compiano il rito della benedizione delle acque. Domani 4 luglio torna la tradizionale benedizione delle acque del fiume Taro, organizzata dalle parrocchie di Isola e Compiano. Le celebrazioni liturgiche si terranno in entrambe le chiese alle 10.30. Successivamente alle 12 circa avverrà la consueta e tradizionale benedizione delle acque, in ricordo del voto fatto dalla comunità compianese nel 1630 durante la peste. Come lo scorso anno, a causa della pandemia, le processioni non sono consentite. Le statue della Madonna e di San Rocco verranno portate sulle rive del Taro con veicoli a motore e ognuno dei fedeli potrà raggiungere in modo autonomo il fiume per la benedizione. Gli organizzatori chiedono la fattiva collaborazione di tutti i fedeli per non creare assembramenti o situazioni potenzialmente pericolose. Ricordiamo inoltre che alcuni operatori dell'Arciconfraternita di San Rocco, muniti di guanti e mascherine, distribuiranno il pane benedetto dal parroco Don Amedeo Mantovani all'interno di alcuni sacchetti. Domani alle 18.30 presso il Parco del Seminario di Bedogna si terrà il concerto inaugurale della Festa della Madonna di San Marco con musiche di Vivaldi, Caccini, Bach, Puccini e Morricone. L'ingresso è gratuito, in caso di maltempo si svolgerà in cripta. È stata presentata ufficialmente la rassegna Sere d'Estate, ovvero Eventi in Musica a Borgo Taro. Questa edizione, curata da Arti e Suoni, è dedicata a Franco Brugnoli, scomparso improvvisamente qualche mese fa e da sempre presentatore delle serate in piazzetta. Anche quest'anno torna Sere d'Estate, una rassegna ormai consolidata e attesa dai cittadini borgotaresi, valtaresi, ma non solo, anche dai turisti che frequentano il nostro territorio. Anche quest'anno, come lo scorso anno, in una fase, ormai ci auguriamo che ci possa vedere anche in una fase post-pandemica, ci siamo organizzati per offrire al nostro territorio una proposta musicale, culturale, molto articolata, molto variegata, di grande qualità, che si compone di 20 momenti, di 20 proposte, concerti, serate, che arricchiranno quindi tutto il nostro panorama estivo. Una realizzazione importante che è stata anche quest'anno possibile grazie alla collaborazione organizzativa e artistica dell'Associazione Arti e Suoni, al sostegno della Regione Emilia-Romagna e al patrocinio di altri enti che quindi sostengono insieme agli sponsor privati e al Comune di Borgo Val di Taro questa rassegna, che quindi prenderà l'avvio proprio da sabato, da questo sabato, e ci vedrà fino alla fine di agosto impegnati e presenti all'interno in particolare della Piazzetta La Quara, un luogo caro a tutti i borgotaresi, che connota questa rassegna e che quest'anno vogliamo appunto dedicare con un particolare tributo e con una dedica, un ricordo a Franco Brugnoli, che è stato anima davvero per tanti anni di tutti gli eventi borgotaresi all'interno della piazzetta e non solo, purtroppo scomparso pochi mesi fa,
e quindi lo vogliamo ricordare all'interno di una rassegna di cui lui era uno dei protagonisti, uno dei grandi protagonisti, dei presentatori, il presentatore storico di questa rassegna, e quindi un ricordo anche per lui a cui tributiamo questa rassegna. Caffaraccia Forever Young, in collaborazione con le frazioni di San Pietro e San Martino, organizza la prima camminata alla scoperta della Valvona, in programma domani con partenza libera dalle 8.30 sino alle 10.30 dal bivio San Martino Casa Morelli. Si tratta di una camminata di 14,5 km che si snoderà tra le località San Cristoforo, Caffaraccia, Fornello, San Martino, dove verranno allestiti 4 punti di ristoro per i partecipanti. Vi ricordo che la quota di iscrizione è di 15 euro per i bambini sotto i 10 anni, la partecipazione è gratuita. È possibile iscriversi domani prima della partenza al bivio di San Martino. Nuova Montelli a Borgotaro in via Europa e via Cassio. Annuncia l'aspettabile clientela che è arrivata l'estate e per passarla in modo fresco e salutare venite dunque alla Nuova Montelli, dove troverete pesche, noce pesca, cocomeri, ciliegie, albicocche, naturalmente tutto di origine italiana. La Nuova Montelli la trovi a Borgo Valditaro in via Europa e via Cassio. Nuova Montelli, prezzi belli, anzi bellissimi. Essere Lube significa inaugurare 500 negozi dedicati alla cucina. Festeggia con noi il nostro 500° store. Troverete promozioni uniche per un tempo limitato e fidati professionisti per progettare insieme la tua cucina. Ti aspettiamo nei Lube e Creo Store. La qualità dell'acqua destinata al consumo umano secondo gli obblighi del decreto 31 del 2001 e ne analizziamo salubrità e potabilità fino al punto di consegna, concordando con gli enti competenti il piano di autocontrollo. Durante tutto l'anno monitoriamo più di 2000 parametri chimici e microbiologici su oltre 200 campioni d'acqua. Montagna 2000. Nuova energia al territorio. Da Baudassi, prezzi bassi. È iniziata la primavera. Trattorino tagliaerba Bluebird 432cc 1990 euro. Tagliaerba Marina System 4x4 859 euro. Carriola in plastica 2 ruote 110 euro. Motosega Husqvarna 120 Mark II 199 euro. Smalti Fernovus con antiruggine, colori assortiti 19,90 euro. Pittura traspirante da interno Max Meyer, litri 12, 35 euro. Impregnante da legno, colori assortiti, 2,5 litri, euro 22,50. Ma sì, da Baudassi i prezzi sono bassi. È per questo che si viene da Baudassi. Messaggio importante per tutti i telespettatori. Lunedì 5 luglio riaprirà la macelleria equina Brugnoli Paolo, in Piazza della Legna. Carne genuina, carne sopraffina, a Borgo Valditaro, ancora meglio di prima. Dunque da lunedì 5 luglio riaprirà la macelleria equina Brugnoli Paolo, naturalmente Borgo Valditaro, Piazza della Legna. Sono Riccardo Cepparulo, responsabile dell'unità complessa di ortopedia e traumatologia dell'ospedale Santa Maria di Borgo Valditaro. Insieme per Vivere ha donato questa colonna artroscopica, una colonna artroscopica 4K che ci permette di eseguire interventi artroscopici sul ginocchio, anche spalla, con una definizione veramente ottima che ci permette di rendere molto preciso l'intervento chirurgico. Nell'anno 2019 con questa colonna artroscopica abbiamo fatto circa 300 interventi. Dall'83 Insieme per Vivere ha sempre lavorato per dotare questo nostro ospedale di una strumentazione all'avanguardia, diagnostica e terapeutica per tutti i reparti. Dona il tuo 5 per 1000 a Insieme per Vivere. Domani è
e domenica 4 luglio avremo nuvolosità variabile con alternanza di nubi più compatte e tratti di cielo sereno. Al mattino, da metà giornata, precipitazioni a carattere di temporale che interesseranno il settore occidentale. Temperature minime senza variazioni di rilievo con valori tra 16 e 17 gradi, massime in leggera flessione, valori tra 25 e 26 gradi. Venti deboli variabili al mattino, dal pomeriggio tenderanno a rinforzare in associazione ai fenomeni temporaleschi, disponendosi prevalentemente da sud-ovest sui rilievi. La programmazione di RTA di questa sera inizia alle 20.35 con Buche TV, alle 21 undicesimo Prosecco Classic Festival, alle 22 Zona Franca per il ciclo Arturo Cura, alle 23 il TG, alle 23.30 Balla che ti passa e a mezzanotte e 30 Rivediamoli. Domani alle 10 Santa Messa in diretta dalla Basilica di San Marco, alle 20.35 Mille Voci e alle 23 Rivediamoli. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buon proseguimento di serata e noi torniamo ovviamente lunedì 19.35. Arrivederci.